Salve a tutti. Vorrei oggi brevemente fare una riflessione su un famoso passo del Vangelo, ovvero una parabola, no? Che tutti noi conosciamo, ma spesso noi la conosciamo molto superficialmente. Parlo della parabola del buon samaritano. Poi spiego anche a che pro vi sto commentando questa parabola. Da bambino, cosa ci raccontavo di questa parabola? C'era un uomo che viene picchiato, derubato. Passano due persone e lo ignorano. Lo guardano e vanno oltre. Poi alla fine arriva il samaritano e lo salva. Proprio perché da bambino poteva pure pensare, ma vabbè, magari l'hanno chiamato samaritano, boh, magari perché non sapevano come si chiamasse. Potevano anche chiamarlo Giovanni, Pasquale, Antonio e gli altri due personaggi potevano chiamarli. E dai un nome di fantasia qualunque. In realtà ci sono delle motivazioni ben precise per le quali Gesù ci specifica che i primi due uomini che passano e lo ignorano volutamente erano un sacerdote e un levita. E quello che lo salva era proprio un samaritano. Per quale motivo? E il problema è che il sacerdote e il levita si occupavano del tempio in un modo o nell'altro. E quindi passano, vedono il samaritano e dicono: no, ho da fare, devo andare al tempio a servire Dio. Non ho tempo per occuparmi di un uomo ferito e bisognoso. Il samaritano, per quale motivo? No? Cioè, l'oggetto della parabola non è tanto il tizio derubato, ma è proprio appunto il samaritano. Perché il problema cos'era? I samaritani erano persone considerate, come devo dire, degli impuri, degli apostati, come devo dire, persone che erano in teoria non erano in grazia di Dio, erano persone mezze ebrei, mezze pagane, insomma, non erano considerati delle persone pure dal punto di vista ebraico. Ecco, proprio il samaritano, perché anche per questo c'è un episodio dove Gesù va e si occupa di una samaritana, no, c'è la stessa ragione, no? Bisogna, queste persone qua sono molto più sante, tra virgolette, degli ebrei che li consideravano dei bastardi, dal punto di vista proprio stretto del termine. Questo è il punto, no? Chi è più pio, nel senso di chi è più ligio alla volontà di Dio, secondo Gesù? Non il sacerdote, non il levita, che poi i leviti tutti erano in teoria sacerdoti o destinati a diventare sacerdoti, ma era uno che in teoria era uno scomunicato. Questo è il punto, no? Questo Gesù alla fine chiede: beh, ma allora chi è stato il prossimo dell'uomo ferito? E beh, era stato il samaritano, perché nell'Antico Testamento il prossimo era il tuo vicino, letteralmente, no? E il samaritano non doveva essere. Non era parte del popolo in teoria. E quindi amare il prossimo non doveva significare soltanto amare proprio il tuo, come, il vicino di casa e basta, ma anche lo straniero. Era un tuo prossimo praticamente. Questo anche Gesù disse: amare il prossimo tuo. Devi anche amare i tuoi nemici. Non bisogna odiare i nemici, magari come diceva l'Antico Testamento. Gesù recupera e perfeziona, tra virgolette, lo so che qualche chi si occupa di sacre scritture, professionistico, direbbe che sbaglio, e quindi nulla. Perché vi racconto questa storia qua? Pensate ai testimoni di Geova, soprattutto nel periodo del coronavirus. Come si sono comportati loro? In generale, con la gente, fanno opere di carità loro che dicono di essere perfetti, dicono di essere santi, dicono di essere gli eletti o chi più ne ha più ne metta. Dal loro punto di vista, cioè, noi saremmo come samaritani.
Noi che non siamo testimoni di Geova. Ma paradossalmente, direbbe il Vangelo, che è più facile che sia uno scomunicato come i samaritani a comportarsi come il Vangelo, piuttosto che una persona che è tutto grigio, le regole devo andare alla sala del regno, devo andare alla sala del regno, non ho tempo per occuparmi dei poveri, non ho tempo di fare la carità, non ho tempo di andare ad aiutare un bisognoso. I soldi io li do alla società torre di guardia, non li do ai poveri. Pensateci bene, a me sembra che questa parabola stia parlando di persone proprio come i testimoni di Geova, che stanno pensando alla forma religiosa, all'istituzione, all'organizzazione, come i sacerdoti e i leviti, ai tempi di Gesù, o i farisei anche, pensavano a tutte quelle regole, tutti i rituali, tutte le forme religiose. Questa è la mia personale riflessione. Non so cosa voi ne possiate pensare. Ed è tutto per il momento, alla prossima.